La cosa l'ha talmente toccato che quando, subito dopo, infatti dice qui, dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e andò a Corinto, capitolo 18, versetto 1. E a Corinto cosa fa? E si comporta in modo totalmente diverso. Prendete la prima lettera ai Corinzi, capitolo 2. Guardate cosa dice in questa lettera. Quando, a Dio piacendo, faremo anche queste lettere, a Dio piacendo, oppure le farete con qualcun altro. Oppure qualcuno di voi si farà su le maniche e le farà lui. Si metterà qui al mio posto e proporrà agli altri. Ma se, anche meglio. All'inizio di questa lettera Paolo rivà al giorno in cui è arrivato a Corinto, scendendo da Corinto è sotto Atene. È di fatto il porto, ancora oggi, il porto commerciale di Atene, perché sapete è una città che ha un porto su due mari. Perché è proprio nel punto più stretto dell'istmo che collega il Peloponneso al continente. E quindi si affaccia da una parte sull'Egeo e dall'altra sull'Ionio, sempre Mediterraneo, però, e infatti, specialmente nell'antichità dove affrontare il mare era sempre un problema, molte navi cosa facevano? Sia che venissero dall'Occidente, cioè dall'Italia o dalla Spagna o dall'Africa, sia che venissero dall'Oriente, quindi dall'attuale Turchia. Arrivavano a Corinto, scaricavano la nave nel porto nel quale erano arrivate e trasbordavano, facevano portare la merce dall'altra parte della città e lì la caricavano su un'altra nave. Gli conveniva. Corinto allora aveva circa 600.000 abitanti, non era un paesino. Sui 600.000 abitanti, sapete, più di 400.000 erano schiavi. Quindi vuol dire grandi ricchezze, grande miseria, ingiustizie sociali al massimo. La corruzione era a tutti i livelli, sia sociale, sia personale, sia politica. La si respirava peggio che in Italia oggi. È tutto dire. Le donne di Corinto erano famose per la loro moralità in particolare. Infatti in tutto il bacino del Mediterraneo, a quell'epoca, le prostitute si chiamavano Corinzie. Erano dette Corinzie, come chi avesse le Carmelitane, ecco, 50 anni fa. Non quelle del Carmelone, eh? Vi ricordate che erano le Carmelitane qui a Brescia? Ecco. È una città così. E Paolo cosa fa? Arrivando lì, dopo essersi tanto preoccupato di come presentare Cristo risorto al mondo greco, capitolo 2, versetto 1. Quando sono venuto tra voi, scornato dall'esperienza di Atene, per farvi conoscere il messaggio di Dio, l'ho fatto con semplicità, senza sfoggio di parola, pieno di sapienza umana. E il Gesù non serve a niente, ho fatto la prova. Avevo infatti deciso di non insegnarvi altro che Cristo e Cristo crocifisso. Sbatte galleggiare tutto, spiattellalo lì. Senza addolcirlo, perché non serve a niente. Perdi tempo tu e fai perdere agli altri. Poi mi presentai a voi debole, pieno di timore e di preoccupazione. Vi ho predicato e insegnato non con abili discorsi di sapienza umana, era la forza dello Spirito a convincervi. Così la vostra fede non è fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Mentre a Atene una comunità cristiana non è sorta, a Corinto sì. E anzi, nonostante i problemi, possiamo dire che Corinto diventerà per Paolo il primo vero laboratorio. Il problema di fondo è l'identità cristiana. Cosa vuol dire essere cristiani in una società dove niente ti aiuta a esserlo, niente ti sostiene nell'esserlo e anzi tutto può diventare un problema. Cos'è che conta per un cristiano perché possa stare in piedi? Quali sono le attenzioni che deve avere? In questo senso, la prima lettera ai Corinzi è davvero un capolavoro ancora oggi per dire: ma ecco, se ti interessa essere cristiano, la strada è questa, che mia altre scorciatoie. Perché la loro situazione e la nostra sono molto simili. Molto simili. Noi veniamo da una società, da un'epoca nella quale l'ambiente che ti faceva da scudo e ti teneva su, ti faceva da corazza. Non occorreva avere dentro motivazioni più di tanto, sì, qualcosina, ma
E in 50 anni quel mondo è crollato, è sparito, perfino in paesi come Spitaletto, da sempre ritenuti inavvicinabili, intoccabili da parte della realtà moderna, invece non è mia era, e ci ritroviamo a doverci costruire una spina dorsale mentre siamo sballottati di qua e di là, perché non c'è il tempo di dire mi faccio la spina dorsale e poi affronto la realtà concreta, no? Perché se deter comunque, e se non vogliamo far diventare acqua sporca il nostro essere cristiani, belle ciacere e basta, dobbiamo farci la spina dorsale. Ma dov'è che possiamo farcela? Qui, mentre viviamo, nel quotidiano. Abbiamo un'occasione, un'opportunità meravigliosa nella nostra generazione, né? Specialmente la nostra, che arriviamo a questa, diciamo, situazione con un minimo anche di tempo precedente per riflettere qualcosa, per maturare qualcosa. Chi comincia a crescere adesso e ha la testa da tutt'altra parte, magari fa un po' fatica anche solo a percepire certe esigenze, certe attenzioni. E spero che la faga andando avanti. Però se troverà qualcuno che nel frattempo si è fatto la spina dorsale, potrà perlomeno dire, guarda che se il gara fa lui, lei può fare la può a me. È vero o no? Perché il nostro cristianesimo non è destinato a sparire. È destinato a sparire se vorrà restare quel che l'abbiamo ricevuto. Cioè un cristianesimo fatto soprattutto di pratiche esterne e di fede non motivata. Fede profonda, bella, verissima, che faceva vivere anche in pace, dava la forza di affrontare i problemi, ma non motivata davvero sulla parola di Dio. Che non occorreva allora. E in questo senso, che era questa mia pena. Questo lo dico quando mi capita, mi chiamano in giro a parlare, a spiegare alla gente perché vale la pena prendere in mano la Bibbia. Ma vedete, più che spiegare alla gente, ho da spiegare ai preti di solito. Che è l'unico per il mio saigende. Se si passa sul serio la roba. Ma quando dico, guardate che la nostra fede è destinata a sparire se non prendiamo in mano la parola di Dio e non impariamo a leggerla, a meditarla, a applicarla alla vita, non ci credo, si metta a ridere, oppure intervengono e dicono, ma no, non è mica vero, i miei genitori, i miei nonni, io ho sempre fatto, ma te, ma è che io sei? Io mi ricordo sempre, ve l'ho raccontato ancora l'episodio della nonna di Irma, ve l'ho raccontata ancora. Reverendo, cosa dica una roba? Piazza. Se dica, signora. E il mio oro che la mucca dedica con leggere la Bibbia, ma la Bibbia, non conoscere la Bibbia. Perché in me non ha mai leggi la Bibbia, è l'unica che ha sempre credito. In me genitori che mai leggi la Bibbia, che ha sempre credito. In me mai leggi la Bibbia, che ho sempre credito. E Sofio e Giro, che cretini, capisci una cosa? Ma i Sofio io lo sapevo qua all'epoca. Non erano ragazzini, erano già papà all'epoca, non erano ragazzini. E però già a loro, quello che era stato sufficiente per tante generazioni, lei compresa, per i suoi figli, non era più stato sufficiente. Oggi è un'esperienza di tanti, loro sono cristiani impegnati, però i figli per mia saigen. Vuol dire che uno non si è stato capace di presentargli Gesù Cristo come per quello che è, oppure loro pensano di poterne fare a meno comunque perché hanno altre risposte che li riempiono la vita al momento. Noi sperimentiamo un fatto, che quello che Gesù dice, il pastore che affascina, non affascina nessuno o pochi. Quello che la parola di Dio dice che è fonte di consolazione e di gioia, lascia mogi mogi. Quello che lascia a bocca asciutta riempie la pancia, riempie la vita di tanti. Come era la faccenda? Forse dovremmo davvero noi rivedere come viviamo e presentiamo Cristo, e loro poi i loro conti li faranno, perché i conti non si fanno lunedì, si fanno sabato di solito, no? Speriamo che riescano a... Però il problema comunque c'è,